Al seminario del Patriarcato Latino di Beggiala si sono tenute tre nuove ordinazioni diaconali. L'occasione solenne non ha potuto far scordare la gioia del momento che è diventato festa. Il traguardo è importante e molto sentito, un punto di arrivo ma per una nuova partenza. Un punto di partenza e adesso cominciano il loro servizio del Signore e della sua Chiesa qui in Terra Santa. In giugno prossimo saranno ordinati sacerdoti e cominceranno a lavorare nelle parrocchie del Patriarcato Latino. E così ci saranno nuovi, ogni anno abbiamo nuovi sacerdoti per servire la Chiesa qui in Terra Santa. Allora vedere tutta la folla qui è una gioia, preghiamo sempre per questi diaconi perché siano sempre fedeli alla loro vocazione e che siano sempre fedeli al servizio del Signore e della Chiesa. Gli studi in seminario che hanno preceduto questo traguardo non sono stati uno scoglio facile da superare. I tre neodiaconi hanno dedicato molto tempo alla loro formazione. Prima cosa ringrazio Dio per questa grazia. 9 anni che l'aspetto. 9 anni di fatica, gioia e tutto quello che volete. 9 anni sul fuoco. Oggi si è realizzata la prima tappa e ci auguriamo che a giugno potremo ricevere il sacerdozio. Un cammino lungo, bello, difficile, non c'è niente di facile. Se vuoi il frutto devi faticare, per questo ringrazio sempre Dio, i preti e gli insegnanti. Chiedo a tutti di pregare per me perché possa essere un buon sacerdote. Io pregherò per tutti quelli che mi hanno aiutato, mi sono stati utili per arrivare fin qui, tutta la mia famiglia, i sacerdoti, e mi auguro di essere all'altezza della fiducia datami per servire Dio e i fedeli in questa diocesi. ايضا كهنه من اكثر واكثر يجوا يخدموا قوته حتى نقدر نخدمه بافضل طريقه ممكنه احنا اليوم. Chiedo a Dio di darci la forza per permetterci di servirlo nel modo migliore. Ci siamo abbandonati nelle mani di Dio e lui mai ti lascia solo. Certo, lui ci ha promesso la gioia che tutti ci auguriamo di avere. واكيد اكيد هو موعدنا بالفرح اللي كل انسان بيتمناه. Tra i seminaristi non mancano i giovanissimi, che fin dalla prima infanzia hanno scelto di seguire questa strada e che oggi possono avere un assaggio di quello che sarà il loro futuro. Sono di questo seminario. Oggi c'è l'ordinazione di Joseph, Sacher e Salem. Oggi è sceso lo Spirito Santo su di loro per renderli diaconi e ci auguriamo che Dio li aiuti nella loro vocazione, così che tra 6 mesi possano diventare preti e lanci un messaggio a tutti quelli che hanno una vocazione, di accettarla senza paura. Sono Giordano, sono anch'io del seminario. Siamo tutti al seminario per un obiettivo, quello di diventare preti. Il loro è stato un cammino lungo che hanno cominciato a costruire piano piano per arrivare dove sono arrivati oggi. Ora sono diaconi, potranno benedire e concelebrare nella messa. Questo è come il primo mattone di una casa su cui continuare poi a costruire per diventare preti. Per noi quattro ci vorranno almeno 11 anni. Ci auguriamo di poter seguire il loro percorso. La decisione di votarsi all'obbedienza non è certo presa a cuor leggero, ma quella al Signore non è obbedienza che sottomette, bensì è grazia che rende liberi.